Prima di guardare questo video voglio avvisarvi che appariranno delle immagini forti, delle immagini difficili e quindi se siete persone sensibili evitate di guardarlo. Questo 2020 ci sta regalando tantissime cose brutte. Questo 2020 lo ricorderemo, penso, per tutta la vita e se lo ricorderanno tutti negli anni a venire. È iniziato malissimo e sta continuando ancora peggio. Fino a qualche settimana fa la nostra preoccupazione più grande era il coronavirus, però in questi 2 giorni sta succedendo il panico, sembra di stare all'interno di un film, però purtroppo non lo è. Sto parlando di quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, che c'è in corso una rivoluzione assurda. Ci sono degli scenari incredibili. Io difficilmente, anzi quasi mai, mi esprimo su quello che succede un po' in giro. Però questa volta è diverso, perché questa volta comunque si parla di un discorso e di una causa molto importante. Quindi stare zitti, stare in silenzio, forse è peggio, perché vuol dire, soprattutto nei miei panni, visto che sono seguito da un sacco di persone, è come se io dimostrassi a chi mi segue che non me ne frega assolutamente niente e mi va bene quello che succede, invece no. Sono toccato da quello che sta succedendo e mi dispiace molto, purtroppo, seriamente, cioè, ha dell'assurdo quello che sta succedendo. Visto che ho questo grande potere, che sono i social, e vedo che comunque su TikTok ci sono tante persone che dicono la loro, fanno delle reazioni, dei video reazioni su TikTok, perché su TikTok è il social dove vedo più materiale, più video di quello che sta succedendo in America, appunto dove danno la loro, sia influencer famosi che non influencer, quindi persone che non hanno molto seguito ci tengono comunque a dire la loro e fanno benissimo. Su Instagram e bla bla bla, insomma su tutti i social, perché comunque c'è questo grande potere del social network che ci connette alle altre persone, ci permette di vedere quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo. Quindi anch'io volevo farci qualcosa a riguardo, visto che sono 2 giorni che comunque non faccio altro che guardare questi video e quello che sta succedendo, perché è surreale, è surreale. Mamma mia, caldissimo. Allora, questo è un discorso abbastanza serio. Io in genere comunque faccio video dove ci divertiamo, dove cerco di intrattenervi, strapparvi una risata. Però io oggi non me la sentivo. Non me la sentivo perché non sono dell'umore giusto, perché comunque vedere tutte queste cose di certo non mi mette di buon umore. Ma anche non mi sembrava giusto in un periodo storico come questo, dove comunque si sta combattendo un momento difficile, far finta che non mi interessi niente e fare i miei soliti video. Quindi ho deciso di sfruttare quello che è il mio canale YouTube per mandare un messaggio positivo, per fare tipo da telegiornale, tra virgolette, come fa il telegiornale che fa vedere i video che stanno andando virali in questo periodo di quello che sta succedendo, anch'io farveli vedere perché comunque non tutti guardano la televisione. E sapere un po' cosa ne pensa la gente che mi segue, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa situazione e farvi vedere che nonostante ci sia tutto questo caos, ci sono anche dei piccoli bei momenti che si sono ricreati all'interno di questa situazione, come poliziotti che si inginocchiano davanti ai manifestanti, poliziotti che si scusano anche se in realtà non sono stati loro, perché non si deve fare per forza di tutto un'erba un fascio. La morte di George Floyd, che è quel ragazzo di colore che è stato praticamente soffocato da quel poliziotto che gli ha messo il ginocchio qui nel collo, schiacciandolo per terra per circa 10 minuti, un quarto d'ora, tutto ripreso, ha fatto scoppiare la manifestazione, perché per chi non lo sapesse, le persone in America stanno manifestando per i diritti e l'uguaglianza di tutti. Per il fatto che non esista il colore della pelle, ma tutti dobbiamo essere trattati nello stesso modo, perché purtroppo si sa, in America spesso e volentieri succede che dei ragazzi di colore vengono pestati e uccisi, anche a sangue freddo, o come in questi giorni, strangolato davanti a tutti, e poi non si sa più niente, non viene fatta giustizia né nulla. Infatti, in una prima autopsia che è stata fatta al ragazzo di colore, era stato detto che non era morto per soffocamento a causa del poliziotto, ma lui stava già male. Quindi questo ha fatto arrabbiare ancora di più le persone. Da quello che era partita come una semplice rivolta per l'uguaglianza, si è trasformata nel caos più totale, perché adesso tutti sono in strada a fare danni, a cercare di comunque dar fastidio alla polizia, hanno assalito anche la Casa Bianca, sta succedendo di tutto. Poi per fortuna è stata fatta giustizia, quindi in un secondo momento è stata fatta una seconda autopsia, ma è stata fatta solo perché, secondo me, è successo tutto questo caos e si è accertato che appunto è morto per colpa del poliziotto, quindi il poliziotto è stato arrestato e licenziato. Però ovviamente è grazie al video che è diventato virale, che quindi dimostrava che il poliziotto realmente aveva ucciso quel ragazzo. Se no
no, probabilmente nessuno avrebbe detto nulla e fatto nulla. Comunque, ovviamente questa qua è la mia opinione personale. Io non sono qui per accusare nessuno. Sto solo facendo un video per informazione. Allora, io sono qui su TikTok perché è il social dove sto vedendo appunto più video di quello che sta succedendo. E quindi volevo vederlo insieme a voi e farvi vedere un po' tutta la situazione. Quello che ovviamente è pubblico, che stanno riprendendo e caricando sui social. La maggior parte che ho visto sono immagini forti, difficili. Ve lo ripeto per una seconda volta, siete persone sensibili che non riescono a vedere un certo tipo di cose, non guardate il video. E comunque quelle proprio pesanti così, per scelta mia personale, non le metterò nel video, perché non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Guardo semplicemente quello che è pubblico, quindi quello che in realtà potete vedere tutti se aprite TikTok, non perché ve lo sto facendo vedere io. Non è che io ho qualche immagine in esclusiva, sono su TikTok. Scusate se vi interrompo di nuovo. Dopo aver visto questi video voglio esprimere il mio parere perché non l'ho ancora fatto, però lo farò dopo aver visto queste immagini. Ah, qua abbiamo una marcia di poliziotti che comunque si prepara perché c'è un sacco di gente in giro che fa danni. E qua abbiamo un ragazzo di colore che comunque insulti ai poliziotti, ma i poliziotti in questo caso non rispondono in maniera pesante. Questo video è diventato super virale. Come vedete c'è il caos più totale, ragazzi. Questo è il famoso poliziotto che ha strangolato il ragazzo nero. Tra l'altro ieri sera stavo guardando sempre questo TikTok e mi è apparso un video dove praticamente c'era. Ovviamente ci sono i poliziotti che arrestano comunque i manifestanti e quelli che magari provocano danni. E questo poliziotto arresta questo ragazzo e gli mette il ginocchio anche a lui nella stessa posizione sul collo come è stato ucciso quel ragazzo. Poi allora arriva un altro poliziotto e gli tira via il ginocchio. Quindi comunque ci sono dei momenti, degli attimi in cui dici ok, forse il messaggio è stato ricevuto. Qua abbiamo un video dei manifestanti, qua la situazione è abbastanza tranquilla. Qua siamo a Denver. Questo per esempio è un bel video, un bel messaggio. Perché sicuramente ci sono dei poliziotti che fanno abuso di potere lì in America e quindi fanno delle cose che non dovrebbero essere fatte, ma le fanno solo perché magari hanno la divisa. Ripeto, mia opinione personale. Però ci sono anche poliziotti che in realtà, come vedete, hanno un cuore, che hanno a cuore il loro lavoro, quindi lo fanno davvero per aiutare e proteggere persone. Questa è la Casa Bianca che si spegne completamente. Non so se lo sapete, però Trump si è rifugiato in un bunker. Io sto dicendo tutto quello che leggo, perché comunque mi sto informando tanto, sto seguendo tanto la vicenda. E Trump si è rintanato in un bunker, perché comunque è stata attaccata alla Casa Bianca, perché comunque vogliono lui. Perché è uscito anche un video dove lui derideva, imitava il ragazzo di colore che stava morendo. Nel momento in cui stava morendo, che diceva sto soffocando, Trump ha imitato quella scena lì. Ed è stata abbastanza ridicola e brutta da vedere. Questo era da Atlanta. Vedi comunque tutti i manifestanti appena vedono comunque una pattuglia di polizia o un poliziotto. Questo è un video bellissimo. Questo
Questo è un video bellissimo, ragazzi. Non so se avete visto. Ah, c'erano questi manifestanti che appena vedono una pattuglia di polizia, un poliziotto comunque si mettono a urlare: George Floyd, George Floyd, George Floyd. E invece questa poliziotta è scesa con una cassa d'acqua e gliel'ha portata ai manifestanti, perché comunque i manifestanti stanno lì tutto il giorno, in segno di appoggio, ok? Sto appoggiando la causa, sto appoggiando quello che state facendo. Di bevete. Qua stanno inscenando ovviamente un momento, cioè non c'è la ragazza morta. Questo è un altro bellissimo video. Qua c'è il caos più totale. Qua è Minneapolis. Minneapolis è stato il posto più attaccato in America. Come vedete tutti si versano il latte, perché? Perché comunque spruzzano lo spray a peperoncino che dà fastidio, dà tanto tanto fastidio, e quindi si buttano il latte in modo tale che faccia meno il dolore e che vada via dagli occhi. Questo video è davvero triste. Oddio. Oddio ragazzi, aspetta. Era abbastanza cattivo come video, l'ho dovuto togliere perché si vedeva una persona che sanguinava. Questi sono poliziotti che si sono messi in ginocchio in memoria di George Floyd a Coral Gables in Florida. Questo è uno sceriffo che si è unito ai manifestanti per ascoltarne le voci a Flint in Michigan. Questi sono alcuni agenti che sono scesi in strada per unirsi alle proteste a Camden nel New Jersey. Allora, questi erano un po'. Ne ho fatti vedere alcuni, in realtà è pieno, ce ne sono tantissimi. Un po' dei video che ci sono, insomma, su TikTok che girano di quello che sta succedendo in America. Questo è quello che penso io. Purtroppo nel 2020 ancora ci sono situazioni di razzismo. Non solo negli Stati Uniti, cioè abbiamo anche qua in Italia, purtroppo. Razzismo non solo verso le persone di un altro colore di pelle, ma verso altre mille altre cose, ma non voglio aprire mille parentesi. Semplicemente io penso che siamo tutti uguali, anche se sembra scontato dirlo, però in realtà mi accorgo che non lo è, perché basta vedere quello che succede in tutto il mondo, cioè non solo negli Stati Uniti. Quello che penso io è che giustifico e capisco le persone che sono andate a manifestare, le appoggio in un certo senso, perché hanno avuto il coraggio di fare qualcosa, perché comunque non se ne poteva più, continuavano a esserci episodi di poliziotti che appunto uccidevano ragazzi di colore, anche ragazzi di colore, così, solo perché avevano il potere di farlo, magari anche persone innocenti. Purtroppo ricorrono alla troppa violenza per far rispettare le regole. E quindi li appoggio. Ovviamente quello che sta succedendo adesso è il caos. Quindi quello che invece seriamente posso dire è che io ho appunto questi social network, e quindi nel momento in cui posso far passare un bel messaggio voglio far passare. Quindi riflettete tutti e comportatevi tutti nel miglior modo possibile. Cercate di non fare discriminazione a nessuno. Cercate sempre di dare buon esempio e non criticate gli altri. Non fate discriminazione, perché non serve assolutamente a nulla. Fate vivere in pace a tutti la propria vita e nulla. Quindi mi raccomando, no al razzismo. Mi fa strano comunque essere qui magari dietro una telecamera a cercare di dare buon esempio quando ci sono persone lì negli Stati Uniti in strada che lottano per far valere i propri diritti. Però io insomma faccio quello che posso. Mi sono un po' dilungato troppo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Sono davvero curioso di sapere l'opinione pubblica, l'opinione di chi mi segue. Vi prometto che il prossimo video sarà divertente. Ci vediamo venerdì, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle 18 esce qua un nuovo video. Ciao belli!